Certo, la riproduzione in catena di montaggio, perdonatemi, ma questo stava accadendo, con sette donne non era sufficiente per poter ricreare quell'esercito di lavoratori, ma furono utilizzate molte più donne e ci sono delle raffigurazioni, dei disegni su tavolette in cui noi vediamo una quantità enorme di donne in fila pronte per poter ricevere l'ovulo fecondato e quindi per portare avanti la gravidanza di quel prototipo che Ninma aveva messo alla luce. Poi, se tutto ciò fosse avvenuto nell'Eden o Edin, sì, può anche essere, ma attenzione anche in questo caso a non prendere per traduzione certa quella che ci arriva dalla diciamo, filosofia siciniana, perché Sicin dice Edin, sta per casa, Edin dei puri. Ora, Edin non è un bisillabo, è un pittogramma unico che riporta Edin e quindi non c'è né casa né puri, ma significa steppa. Poi che questa steppa fosse stata circondata, sostenuta, eccetera, eccetera, perché faceva da recinto per questi prototipi, eccetera, a me non risulta da testi ufficiali. Certo, mi risulta che al di fuori però ci fossero altri esseri umani. Ricordiamoci che quando Caino fu cacciato dall'Eden perché aveva ucciso il fratello, insomma, gli fece Dio un segno sulla fronte per evitargli di essere ucciso. Vuol dire che fuori c'era qualcuno. E allora come la spieghiamo l'unione di Caino con una donna dalla quale poi ebbe una serie di figli? Chi era fuori era comunque già compatibile con chi era dentro. Se quel dentro Caino era effettivamente uno che avesse delle limitazioni in campo genetico. Ora, attribuire la colpa del peccato al fatto che Adamo ed Eva si siano conosciuti biblicamente, beh, io non mi trovo d'accordo, perché dagli studi che io ho fatto si trattava invece di punire la donna in primis che aveva accettato quella mela, che poi la mela foneticamente sa ad indicare, a ricordare il male, in fondo il serpente dette il fico. All'interno dell'Eden noi sappiamo che è stato compiuto il peccato originale. Che cos'era il peccato originale? Secondo me era l'infrazione della regola di mantenimento, che io così ho ribattezzato. Cioè l'uomo doveva rimanere privo di conoscenza. Quell'uomo che era stato creato per sostituire gli Gigi, quegli Gigi che da lavoratori addetti alle fatiche più pesanti, furono promossi a controllori di quegli uomini, tant'è che li ritroviamo come figli degli dei, angeli, osservatori, vigilanti, eccetera. Beh, cosa fecero? Infransero questa regola. E quando videro che le figlie dell'uomo erano diventate belle, ne scelsero per sé quante vollero in mogli. Ora, qui ci sono tre righe nella Bibbia, ma c'è uno dei cinque libri del Pentateuco, chiamiamolo così, enochiano di Enoch, che si chiama Libro dei Vigilanti, dove ci sono delle descrizioni che sono favolose, ma non in termini di favole, bellissime. Lì c'è scritto molto di più. Il problema non fu tanto che quegli angeli si fossero uniti con le belle figlie degli uomini, perché agli Anunnaki non gliene importava niente di questo, anzi. Ma cosa?
non andò il fatto che costoro passarono la conoscenza. E nel libro di Enoch c'è scritto che cosa gli passarono, non tutto probabilmente, però molte cose, tra queste l'uso dell'acqua e della cenere per poter scrivere, insegnarono alle donne come truccarsi, addirittura insegnarono alle donne come interrompere una gravidanza. Tutte queste cose rappresentavano la conoscenza e quelle donne e successivamente gli uomini, quando si resero conto di quante cose dovessero ancora apprendere, si sentirono nudi, nudi di conoscenza. Questo è il significato del si sentirono nudi e si coprirono con la foglia di fico, perché rimasero sconvolti di quanto buio c'era ancora da illuminare. Questo è il peccato originale. Non tanto che Adamo ed Eva avessero conosciuto l'unione biblica. Ci sono pagine e pagine che documentano questi eventi e quel serpente, c'è da aggiungere, che originariamente non era negativo, la sua figura in molte religioni e in molte filosofie era positiva, portatore di conoscenza e di sapienza, certo, però la portarono alle destinatarie sbagliate, alle donne. E questo generò il cosiddetto evento del peccato originale che noi troviamo dipinto in maniera magistrale all'interno della Cappella Sistina da Michelangelo, dove Michelangelo, che tra l'altro si ritiene fosse un iniziato e quindi che nascondesse nelle proprie opere le proprie conoscenze che per l'epoca erano eretiche, ci dà delle indicazioni facendoci riflettere sul fatto che quel serpente, che era comunque di fattezze umane, non era un uomo, perché ha il seno, ha i capelli lunghi come Eva, ha la riga centrale della capigliatura come Eva, e quindi non è detto che il serpente fosse un uomo, ma potrebbe essere stata anche una donna. Tant'è che Gilgamesh era un semidio non da parte di padre, ma da parte di madre. Quindi abbiamo un Anunnaki che si unì con un uomo che non era certamente appartenente al rango delle divinità sumeriche o assiro-babilonesi, se vogliamo, ma comunque le troviamo inizialmente nel Pantheon sumero. Quel serpente che certamente il portatore di quella conoscenza diventò immediatamente negativo ed era considerato nelle comunità tribali ebraiche con il termine Awim, la cui traduzione è devastatore dell'ordine. Quale ordine? Basta rifletterci. E la risposta appare evidente.